Ho letto con vivo interesse e profondo coinvolgimento emotivo il libro La Redenzione, che mi ha introdotto nella dolorosa vicenda umana di una madre e di una figlia in un contesto storico difficile e ostile come fu quello degli anni della Seconda Guerra Mondiale e dell'immediato dopoguerra. La vicenda si snoda in un andirivieni tra Trieste e Roma, dove la seconda città diventa il rifugio amato e goduto per trovare protezione e aiuto, mentre la prima, tanto temuta quanto anch'essa amata, si rivela alla fine come l'approdo definitivo. La vicenda raccontata si presenta all'inizio come un ammasso disordinato e impazzito di svariate pietruzze, che tuttavia, pur sembrando destinato a non trovare una sua sensata composizione, alla fine giunge ad essere un mosaico ben compaginato, dove sia la vicenda personale delle due donne, sia quella del contesto storico trovano una cornice piena di senso. L'autore, con sensibilità letteraria unita ad una accurata ricostruzione storica, riesce nell'impresa di evidenziare come le piccole storie delle persone, soprattutto degli ultimi e sventurati, sono profondamente connesse e intrecciate con la grande storia. Nel libro quest'ultima ha un nome, Trieste. Essa, dal 1938 al 1954, fu teatro di una impressionante susseguirsi di fatti tragici e violenti: l'approvazione delle leggi razziali, le persecuzioni, l'occupazione nazista e jugoslava, l'esodo giuliano-dalmata, le foibe, l'amministrazione anglo-americana, la rivolta del 1953. Dall'altra parte abbiamo la piccola storia di questa madre, buona e indifesa, e della sua bambina, sana e intelligente, che, sole e senza mezzi, si devono inventare ogni giorno qualcosa per sopravvivere. La loro è una storia di dolore e di sventura che si è trovata a fare i conti con un momento storico terribile. In questo intreccio, opportunamente l'autore menziona la figura di un mio illustre predecessore, Sua Eccellenza Monsignor Antonio Santin, che, con il cuore grande di un autentico pastore, seppe intercettare sia la piccola storia delle due donne sia la grande storia della sua Trieste, per condurre entrambi agli approdi positivi del rispetto della persona, della carità evangelica, della giustizia e della pace. Positivi furono infatti i percorsi personali e collettivi che portarono dall'inferno iniziale alla redenzione finale, sia le due donne sia Trieste, che ritornò all'Italia nel 1954. Per questo motivo, giustamente va assegnata al libro una funzione altamente pedagogica, tesa a far conoscere avvenimenti storici importanti che non devono mai essere dimenticati, ma che piuttosto devono restare vivi nella memoria quale monito per la vita futura, soprattutto delle giovani generazioni. Se risulta assai interessante il dispiegarsi delle vicende, dove l'autore con sapiente calibratura passa dal racconto che riguarda le due donne a quello più complesso e articolato che riguarda Trieste, non meno stimolante risulta essere il titolo del libro, dove compare una parola tipica e caratterizzante il vocabolario teologico cristiano, la parola redenzione. A mio parere, si tratta di una scelta coraggiosa che l'autore ha fatto sapendosi ispirato nel suo raccontare dalla luce della fede. Il libro La Redenzione alla fine risulta essere un romanzo cristiano, perché legge gli eventi non con i criteri della cultura e storiografia dei moderni schiavi di un secolarismo che ha estromesso Dio dalla storia umana, ma con l'attenzione costante alla sua provvidente e amorosa presenza. Scorrendo le pagine del libro, infatti, emergono in nuce i temi classici della teologia cristiana della storia: la lotta che si consuma in terra tra il bene e il male, tra i figli della luce e quelli delle tenebre. Soprattutto, tra le righe del libro si legge che Dio, le due donne, madre e figlia, sono profondamente credenti e il ruolo pacificatore e riconciliatore della Chiesa nelle tragiche vicende che colpirono Trieste fu imponente.
risulta essere quello che ha l'ultima parola, quella pasquale in cui il mistero tragico della morte e del dolore umano è superato dal mistero luminoso e salvifico della risurrezione. Un'ultima e definitiva parola, quella di Dio, che è parola di consolazione e di riscatto, soprattutto per gli ultimi, gli sventurati che trovano nella sua potenza amorosa la forza per contrastare le forze peccaminose degli uomini potenti e dei loro eserciti e delle loro malsane ideologie. Auguro un'ampia diffusione ad un libro capace di coltivare la memoria e di nutrire l'anima.